Grazie Presidente. Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore delle proposte di legge di istituzione della Commissione d'indagine per la tragedia Moby Prince. Come detto in discussione generale, all'epoca avevo 14 anni e se parlo con un 14enne di oggi e provo a raccontargli che nel 1991, non nell'Ottocento, al largo di Livorno un traghetto si scontra con una petroliera, prende fiamme. E per tanti, troppi minuti, nessun soccorso, non hanno mai avuto soccorso. Qualcuno direbbe che non ci può credere, che forse è la trama di un film dell'orrore. Perché troppo spesso molti di noi hanno viaggiato su quei traghetti perché non potevano permettersi il biglietto dell'aereo e pensano: e se fossi stato lì? E se fossi stato lì, cosa mi sarei aspettato? Mi sarei aspettato dei soccorsi, mi sarei aspettato dei soccorsi immediati. Ed è possibile dire che veramente nessuno, ed è credibile ascoltare che nessuno si è mai accorto di questa tragedia? Nessuno si è accorto che un traghetto partito in orario, o era previsto in quell'orario, ha preso fuoco? Nessuno, nessuno, noi dobbiamo credere a una verità giudiziaria che dice questo? No, non ci crediamo, come tante verità che sono state raccontate per tanti misteri in Italia che ci vogliono inculcare una verità giudiziaria che noi, come anche Fratelli d'Italia, il nostro mondo non ha mai accettato davanti a fatti acclarati come nella Moby Prince, dove abbiamo sempre creduto alle parole dei familiari dell'equipaggio e degli altri familiari dei passeggeri che hanno combattuto contro le calunnie, le troppe calunnie che ancora oggi sono riportate in atti, su internet, guardavano una partita di calcio, erano distratti, quando quella nave è riuscita anche a salvare, forse a spostarsi, a salvare la vita dell'equipaggio di quella petroliera che non doveva essere lì, perché questa è un'altra verità. E nessuno ci ha mai spiegato il perché quella petroliera era lì. I tracciati radar introvabili o anche non richiesti agli Stati Uniti d'America. Presenza militare o meno, sempre questo sospetto. Presenza di navi, perché magari la Moby Prince ha dovuto deviare. Una nave che era alla portata di tutti anche quando, dopo la tragedia, come è stato riportato da tutti i colleghi, come è stato possibile che quella nave fosse alla portata di tutti? Chiunque ci poteva entrare, anche un uomo entrò per manomettere quello che trovava. E non fu neanche oggetto di indagine o comunque neanche perseguito per quell'opera che doveva compiere. Bene, sono troppi i misteri, io non mi voglio dilungare perché la nostra azione con questa commissione di indagine dovrà essere sicuramente determinata, ma deve essere anche veloce perché ci rimangono 2 anni. Noi in 2 anni, come io accolgo l'appello dei colleghi, dobbiamo riprendere il lavoro del Senato, non dobbiamo ripercorrere tutte le tappe. Dobbiamo andare oltre, fare quello che il Senato non ha fatto. Non dobbiamo permettere a nessuno di sminuire il nostro lavoro dicendo che è un lavoro politico, perché noi siamo rappresentanti di quell'Italia che chiede giustizia, quell'Italia che non vuole più vedere misteri nelle stragi, quell'Italia che non accetta più verità giudiziarie preconfezionate per nascondere chissà quale tragedia. Sì, la tragedia è doloroso. Sarà doloroso vedere le responsabilità, sarà doloroso vedere chi ha omesso la verità, sarà doloroso, ma lo dobbiamo a quei ragazzi che devono credere in questa Italia, deve credere in una patria che non nasconde le cose più brutte che succedono nel proprio territorio. E lo dobbiamo a quei familiari che con abnegazione hanno combattuto. E un pensiero anche ai familiari di quel comandante che troppo spesso è stato infamato e invece merita tutta la nostra stima perché ha cercato di salvare delle vite. Grazie. La ringrazio, onorevole De Ida.